Professore Cavaliere, il Molise presente al Vinitaly, come sta andando? Ma questa è una vetrina di caratura mondiale dove ci sono gli interessi per quanto riguarda questo settore e ruota tutto qui attorno al Vinitaly. Sono 53 le edizioni e devo dire che ogni anno è una sorpresa e un interesse maggiore sia nei confronti dei buyers e dei ristoratori, ma soprattutto nei confronti delle aziende che vengono qui con l'auspicio e l'euforia che può denotare questo evento, ma soprattutto tutti gli incontri e da me avvicinati stanno ottenendo degli ottimi risultati. Ecco, un settore che in qualche modo sta diventando un volano per l'economia, il Molise non è da meno, i produttori rispondono e in qualche modo anche e soprattutto i consumatori, un approccio diverso. Allora, diciamo che l'agricoltura in sé per sé è un settore in crisi. Nell'ambito di questa crisi generale del settore dell'agricoltura, questo segmento che è rappresentato dalla vitivinicoltura, dalla trasformazione delle uve, rappresenta una nicchia al momento positiva. Purtuttavia ci sono dei piccoli segnali di criticità rappresentati dal mercato, soprattutto dal mercato internazionale. Ci sono i francesi che stanno recuperando terreno perso e quindi c'è un invito da parte del Ministero, da parte di chi segue questi fenomeni, di aggredire il territorio, non solo quello europeo, ma anche quello sia asiatico che quello sudamericano-brasiliano. E qui, non a caso, forse abbiamo anticipato anche i tempi, la Regione Molise ha creato un evento per le aziende, si è inserita in un evento extraeuropeo proprio per le aziende molisane, non solo vitivinicole, e a settembre abbiamo deciso di creare uno stand a Bangkok all'interno di una fiera e già si sono presentate 10 aziende che hanno tutto l'interesse ad aggredire il mondo asiatico. Quindi il Molise incanta soprattutto fuori i confini nazionali, lo possiamo dire? È un tour collegato sicuramente al turismo, sicuramente legato al territorio, sicuramente legato all'habitat, l'agricoltura e l'agroalimentare, questo rispecchia il nostro territorio. Non a caso la Tindiglia rappresenta il nostro territorio. Oggi sentivo un enologo che è un'azienda che presentava la Tindiglia ad alcuni buyers americani e dicevano: questo è il nostro territorio, con un vino duro, con un vino non elegante ma di elevata qualità, di uno spessore non indifferente, di una gradazione buona, e questo rappresenta il nostro Molise. Quindi attraverso i nostri prodotti rappresentiamo il nostro Molise. Molise però non è solo Tintilia, l'assessore Cavaliere qui al Vinitaly, che cosa ha degustato? A parte il fatto che devo dire, a onore del vero, che queste aziende, noi abbiamo il DOC Tintilia, che poi con un pizzico di soddisfazione è una battaglia vinta dal sottoscritto nel 2011 dopo tanti anni di battaglie e di sofferenze, visto che il Beneventano ce lo voleva rubare. Poi sono stato rapito dai miei colleghi delle altre regioni, tra l'Umbria, le Marche, il Lazio, l'Abruzzo, però come vedete mi ha trovato qui degustando non solo Tindiglia ma tutti gli altri vini, sia bianchi che rossi, di elevata qualità che le nostre aziende sanno conquistare il territorio italiano, sanno conquistare i mercati internazionali, e devo dire che con grandi sacrifici hanno portato il livello di questo settore a un livello veramente soddisfacente.